Hello everyone! Ragazzi, sto per partire, sto per andare a Tokyo! Tokyo finalmente, dopo quanti anni sono che voglio andare a Tokyo? 3 anni che voglio tornare a Tokyo, e per il Covid, per non lo so, perché c'avevo da lavorare, principalmente però per il Covid, era sempre chiuso. E adesso, oggi, sto andando. E ho pensato, spesso quando carico dei video in cui viaggio da sola, tanti di voi mi scrivete: che bello, anche a me piacerebbe viaggiare da sola, però ho paura, come posso fare? E allora ho pensato, faccio un video onesto in cui vi dico quello che penso. Allora, io per adesso sto per partire da sola dall'aeroporto. Ci avrò da fare check-in, tutto quanto, 13 ore di volo. Arrivata ci avrò i controlli in Giappone, che in questo momento sono anche più pesanti perché ancora devono controllare i vaccini, eccetera. Poi dovrò andare a ritirare pocket wifi, poi dovrò andare a prendere un autobus, poi dovrò andare a cercare un treno, poi dovrò farmi 15 minuti di camminata cercando casa, dove non so neanche come faccio, perché in Giappone non esistono le vie, cioè i nomi delle vie, gli indirizzi funzionano in maniera molto 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 complicata. In tutto questo, visto che piove, vedrò se prendere un taxi a quel punto. Poi dovrò farmi il contratto per entrare in casa e settle in, cioè insomma mi aspettano 24 ore di fuoco. E io, se mi conoscete un po', sono una persona ansiosa. Io non sono una di quelle che dice tipo: ah, ma sì, andrà tutto bene, e non ci pensa. Cioè, penso a ogni cosa che potrebbe andare male. Essendo una persona ansiosa, per me il primo giorno di viaggio è sempre un giorno un po' teso. Anche il giorno prima sono sempre tipo: sì sì, sono contenta, però penso a tutte le cose che dovrò fare il giorno dopo e sto un po' male. Quindi vi faccio vedere quello che faccio. Scusate che stavo mettendo via il computer, che me lo porto nello zaino, e vi faccio vedere una cosa che faccio, perché c'ho un po' d'ansietta, perché io arriverò e non so se avrò il wifi, e io dovrò trovare sta casa e non ci sono le vie. Quindi quello che ho fatto io è farmi la strada da Google Maps con lo Street View tipo 4 volte. Quindi mi sto dando i punti di riferimento. Io praticamente arriverò da qui e mi rifaccio tutta la strada fino alla stazione. Quindi quando pensate: wow Sonia, come sei coraggiosa? Beh sì, perché comunque lo faccio, ma non senza ansia. Dove cazzo l'ho messa la Z? Senza ansia. Ma non senza ansia. Regà, siamo partiti. Nonno mi sta accompagnando in aeroporto e il mio journey pieno di ansia inizia. No, allora, un'altra cosa che ho fatto per ridurre l'ansia del viaggio è stato prendere il pocket wifi, che prenderò direttamente in aeroporto, sperando che sia carico. E mi sono portata anche il mio vecchio cellulare, perché se voglio comprarmi una scheda SIM giapponese senza dover cambiare la mia, perché comunque la mia mi serve anche per il lavoro, se ci mandano sempre codici di conferma, ma verifica, almeno la posso mettere in quello vecchio. Quanti trucchetti. E un'altra cosa che ho fatto è stata scaricare la mappa offline di Tokyo, Tokyo e Yokohama, per sicurezza, non si sa mai, anzi ho lasciato fuori Saitama, almeno sono più tranquilla. Guardate che belle le giornate romane di fine aprile. Bene, io sto per andare in Giappone, dove sta per iniziare la stagione delle piogge. Ok ragazzi, ci sono, e mi è preso un attimino tipo ansia prima, perché sono arrivata 2 ore prima della partenza e la tizia al check-in era tipo: perderete il volo, non fate in tempo, vi dovete sbrigare. E io: ah, mira, cioè a me dici così e a me viene proprio tipo l'ansia fino a qua. Invece no, perfettamente in tempo, hanno appena iniziato l'imbarco, io ho fatto anche in tempo a comprarmi l'acqua. A me non piace volare, io ho paura di volare, non è una cosa che mi rilassa molto, però devo cercare di mettermi qualche bel film horror, rilassarmi, potenzialmente dormire, perché lì quando arrivo mi servirà tanta tanta energia. Allora, ho preso il pocket wifi e ancora non ho visto se funziona, lo devo ancora usare tutto quanto. Sono ancora in aeroporto ad aspettare l'autobus che mi porta verso Shinjuku, che è più verso il centro, e sono tipo lucidissimo. Però vi voglio raccontare questa cosa che è successa. Praticamente, mentre aspettavo i bagagli, ho conosciuto un ragazzo che stava andando lì qui in vacanza con il padre, e mi ha raccontato tipo: sai Sonia, mi sono lasciato da poco, la mia ragazza anche doveva venire con me, infatti è venuta, però è venuta in maniera separata, io sono venuto con mio padre. Bene, mentre camminavamo verso l'uscita dell'aeroporto, arriva la ragazza, mi guarda e mi fa: ah, ti sei portato lei in vacanza, eh? Magari mi hai lasciato pure per quella. Piglia e se ne va. La gente è un po' matta.
Tokyo ha un effetto davvero rilassante su di me. Io mi sento a casa quando sono in questa città. Amo gli odori, amo i palazzi, amo vedere la moda, le persone che camminano. Alla fine, dopo aver preso l'autobus fino a Shinjuku, ho preso un taxi. Anche se non è stata l'opzione più economica, è stata decisamente l'opzione migliore vista la giornata. In passato vivevo proprio alla fine di quella via. Oh my god, this is my room and I already have my stuff here. I unpack. I haven't seen the house yet, but now I will. I'll go. Why am I speaking English? Oh, I know what. Okay, something super weird happens to me. Allora, questo non c'entra niente, ma ve lo dico. Stavo parlando inglese adesso perché ho incontrato una ragazza in bagno e abbiamo iniziato a parlare mentre lavavo i denti e abbiamo iniziato a parlare inglese. Questo mi succede sempre. Ormai mi succede anche con lo spagnolo, ragazzi. Prima no. Però se inizio a parlare inglese o italiano e adesso anche spagnolo, poi continuo in quella lingua e continuo a pensare in quella lingua fino a che un qualcosa, tipo adesso il registrare questo vlog che pensavo, cavolo, ma sarà in italiano, mi riporta nella lingua principale. Comunque, è stato davvero un viaggio della speranza. Cioè, adesso sono le 3 ora locale e io sono partita alle 3 del giorno prima. Praticamente, mentre ero in autobus, accendo il pocket wifi, che per fortuna funziona, infatti avete visto, mi arriva la mail del manager di questo posto che mi fa: ok, allora il check-in è domani giovedì alle 10. Come giovedì alle 10, cerco di chiamarlo perché poi c'era il numero di cellulare, gli scrivo prima un'email, niente, cerco di chiamarlo, niente, non ce la faccio perché non avevo messo il prefisso, poi mi rendo conto che finalmente è perché mancava il prefisso giapponese, lo chiamo e mi fa: vabbè, allora fai una cosa, fatti il check-in da sola, ti lascio le chiavi qui, tutto quanto, domani ci vediamo per il contratto. E adesso io sono appena entrata qui a casa, voglio farmi un giretto per vedere com'è la casa. Ragazzi, prima impressione, allora vi devo dire una cosa, mi fa un sacco strano stare qui da sola. C'ero già stata da sola, io la prima volta ero venuta con mia zia, partita da sola, lei mi aspettava qua. La seconda volta sono venuta tipo 3 mesi da sola, però poi dopo l'ho vissuto sempre in compagnia al Giappone, quindi venirci da sola mi fa un po' strano, però mi fa anche tipo, cioè io questa sensazione che sento con Tokyo non la sento con nessun'altra città, è proprio, non vi so spiegare, la mia è una sensazione che mi sento dentro. Stavo in taxi e guardavo le cose e dicevo: c'ho proprio una connessione con questa città, non ve lo so spiegare. Vediamo un po' sta casa. La casa in cui vivo è molto grande, la mia camera è piccolina e il bagno è in comune, però ci sono anche queste aree in comune, tipo questa sala dove si può studiare, c'è questo living room, il dining room, la cucina che è molto grande, c'è una piccola palestra sotto. Sto andando a comprare shampoo, non so più parlare né in inglese né in italiano né in giapponese. E le cosine che mi servono proprio per adesso, non è una grande spesa, anche perché come vedete il tempo oggi è proprio terribile. Comunque un'altra cosa che ho fatto, che ci ho appena pensato, per l'inconveniente che ci ho avuto, che ho dovuto chiamare il manager e tutto quanto, io prima di partire ho ricaricato il cellulare, anche se c'avevo il mio abbonamento mensile e tutto quanto, per sicurezza, perché già mi era capitato in passato di dover ricaricare, che dovevo fare una chiamata e non avevo soldi, ma non avendo internet non potevo fare la ricarica online e quindi avevo ricaricato 50 euro, che non è tantissimo, però ti salva, come mi ha fatto a me adesso, se devi fare una chiamata. Ho appena comprato uno shampoo, balsamo e body wash che sono fantastici dal packaging. Mi ero scordata che qui uno shampoo lo puoi pagare minimo 6-5 euro, anzi, perché adesso il cambio è molto favorevole all'euro in realtà. Quindi lo paghiamo tipo, non lo so, 5-4 euro fino ai 15-20. Cioè, forse ci sono, non lo so, però di solito li trovo che costano un pochino di più. E ho provato a pagare con la carta e con la carta non me l'ha preso, perché io quando venivo qui c'avevo la carta giapponese. C'avevo il conto in banca giapponese e ho provato con quella italiana e non me l'ha presa. Magari adesso ci riprovo, che devo andare a comprare qualcosina da mangiare, se no devo ritirare tutto in contanti. Il combini, cioè dove sto andando ora, è un convenience store che in Giappone è davvero convenient, cioè ci trovi di tutto, anche cibo salutare a sorpresa. Allora, sono riuscita a pagare con la carta di credito al combini, quindi vuol dire che la mia carta di credito la accettano, non, cioè almeno nel convenience store. Poi ho trovato il mio amato natto, che ovviamente qui si trova in ogni angolo, cioè tu giri l'angolo e dici: vuoi un po' di natto? E in Italia non si trova, non so perché non si trova. Quindi come mio primo pasto giapponese delle 4 di pomeriggio mi faccio un po' di natto e vediamo, mi sa tipo roll
col salmone, un classico nigiri. Il natto è praticamente soia fermentata, tutti lo conoscono perché ha un odore un po' strano, diciamo che le persone dicono che puzza, secondo me invece ha un buon odore. La consistenza è un po' bla bla bla, lo vedrete, però secondo me è buonissimo e fa anche tanto bene. Gli onigiri sono queste palline di riso con ripieno che varia, e questo è il tamagoyaki, che è una frittatina giapponese un po' dolce e buonissima. Quel giorno alla fine non sono uscita, ovviamente, ho cercato di resistere, di andare a dormire a un'ora decente, non volevo addormentarmi alle 5 di pomeriggio per poi svegliarmi alle 3 di notte, ho montato un po', ho conosciuto più gente nella share house e sono andata a dormire. Good morning everybody, è il giorno dopo, cioè ieri ero così cotta che mi sono proprio dimenticata di chiudere il vlog. Cioè ieri alla fine ho lavorato, ho mangiato qualcosina, mi sono fatta una doccia, bella la doccia, e basta. Oggi ho scoperto che la mia piastra e il mio phone qui non funzionano, ma come parlo? Non funzionano, penso sia una cosa di voltaggio, non lo so, però le altre volte funzionavano, quindi mi sorprende un pochetto. Ma adesso sto uscendo per andarmi a comprare delle cosine che mi servono, quindi forse mi compro anche una piastra, altrimenti mi farò 2 mesi con i capelli così, tanto lo sapete che io non è che sono proprio una fashion influencer, tipo per niente. Mi sono scordata di dirvi che un'altra cosa che faccio per essere più tranquilla quando viaggio è prendermi l'assicurazione sanitaria, quindi lo faccio un po' sempre e l'ho fatto anche stavolta. Mi fa sentire tranquilla, cioè vi devo dire la verità, fatemi grattare, non l'ho mai usata, mai. Cioè sono andata qui, però quando ci vivevo, quindi non avevo bisogno dell'assicurazione di viaggio, avevo la mia assicurazione in quanto residente. Però ragazzi, sa mai, anche perché alla fine non è che costa così tanto, anche in America quando fai quella di viaggio non costa così tanto. E adesso sto andando a Hyaku Yen Store, che sono tipo quei negozi dove vendono tutto a 100 yen, che adesso 100 yen, non so, fate voi, tipo 147 yen è un euro, ovviamente non vende tutto, non si vende tutto a 100 yen, però sono negozi abbastanza economici. E qui dove vivo in periferia è carinissimo, faccio vedere, campi e le biciclette. E le biciclette e i campi. Se siete curiosi, quello è il Daiso, è il logo. Non è tan triste, solite noccia tanto. Ragazzi, oggi sono di buon umore, si vede? Vi faccio vedere quello che ho comprato per l'equivalente di tipo 7 euro. Extra asciugamano, dei contenitori per mettere tutta quella roba che adesso ho lì sparsa, il cesto per i panni sporchi, mollettine, forbicette, un portachiavi perché c'è una chiave sparsa e un piccolo specchio. Se può fa. Adesso lascio tutto qui e me ne vado a comprare perché ho altre lezioni la sera. Purtroppo qui con l'orario delle lezioni è un po' scomodo perché i miei studenti americani riesco a farmeli la mattina, ma gli studenti italiani me li faccio la sera, tipo oggi finisco alle 9 di sera, quindi è un po' scomodo. Però adesso ho un bel buco di pomeriggio, mi vado a comprare le cose per la sopravvivenza, tipo olio, sale, che per la sopravvivenza per un'italiana, probabilmente un giapponese non ci penserebbe che l'olio d'oliva è essenziale per la sopravvivenza. Hello everyone! Questa è la Sonia, un po' raffreddata, come potete ben sentire, di qualche giorno dopo, tipo in realtà una settimana dopo. Sono successe un sacco di cose in questa settimana e voglio sicuramente iniziare a vloggare un po' più spesso, perché so che a tanti di voi i miei vlog giapponesi piacciono, anche se magari non parlo di niente nello specifico, però come si fanno in amare Tokyo. Però mi sono dimenticata durante questo vlog di darvi un altro tip importante, un altro consiglio per sconfiggere l'ansia. Io preferisco non avere un solo modo, una sola risorsa per ritirare i soldi, soprattutto se stai fuori per tanto tempo e se stai da sola. Quindi, oltre ad avere la mia carta di credito, se hai anche una seconda carta di credito o una postpay, benissimo. Io per esempio mi sono portata un po' di contanti, quelli che magari ti salvano in caso proprio di emergenza, e mi sono fatta una carta Money, mi pare che si chiami, che si fa tranquillamente in tabaccheria e che puoi usare praticamente tipo in tutto il mondo. Finora non l'ho dovuta usare, però già solo avercela mi fa stare un po' più tranquilla, e questo secondo me è una buona tip, perché è super facile da fare, si fa in un giorno, c'è l'applicazione, c'è un IBAN, quindi in caso di emergenza ti puoi fare da sola un bank transfer, oppure puoi chiedere di fartelo fare da casa a qualcuno proprio in caso di emergenza. Bene, e adesso direi che si continua questo vlog con gli highlight della prima settimana, che non so perché e come ho registrato, però ogni tanto avevo la videocamera in borsa e mi sono detta sì, adesso registro. Ma dal prossimo vlog in poi saranno dei vlog con un po' più di senso. Ho di nuovo dimenticato di finire il vlog ieri, quindi questo vlog continuerà per sempre. Ho lavorato stamattina, lavoro anche stasera, e adesso sono a Shinjuku perché mi sto per vedere con un mio compagno creativo
creativo insegnante di inglese a Tokyo. Però visto che sono arrivata in anticipo, voglio andare a vedere il posto dove lavoravo, dove ho lavorato per anni, non so, cioè se mi seguite vi ricordate. Se ce la faccio voglio passare a fare un salutino, vedere chi c'è, se c'è qualcuno dei miei, qualcuno che ho assunto io. Se c'è sicuramente mi ameranno. Cioè ragazzi, io non avevo intenzione di vloggare, però sto con un mio amico che si chiama Hideto. Hello, grazie. Ciao, ciao. Cioè, vabbè, anche grazie, va bene, anche grazie. Che ho conosciuto in Italia tanti anni fa, tipo 10. E lui è qui di passaggio e vi ho detto dai, ci vediamo. E mi ha portato in questo ristorante fighissimo, dove abbiamo la saletta nostra. E io non mi so sedere come una giapponese, quindi mi siedo con le gambe incrociate. Che ti devi proprio, cioè, togliere le scarpe. Guardate che carina la saletta. E poi vi faccio vedere quello che ci mangiamo, perché in questo momento sono tipo super contenta. Questo era un piccolo antipasto che ha portato la casa, buonissimo. E poi abbiamo preso l'oden, che io amo. L'oden è tipico in inverno, è una zuppa calda con tante cosine dentro. Poi abbiamo preso un po' di sashimi, abbiamo preso un po' di sushi, abbiamo preso di nuovo il tamagoyaki, la frittatina giapponese, quella dolce di cui vi parlavo prima, buonissimo. Tra l'altro sono anche andata a ballare una sera, raga. Cioè sono andata a ballare, io che non andavo a ballare, penso in Giappone c'ero andata una volta sola, tanti anni fa, poi non c'ero più andata. In Spagna sono andata tipo una volta, ma non a ballare. Invece cioè sono andata a ballare, che poi a Tokyo funziona che se vai a ballare e perdi l'ultimo treno, quello di mezzanotte e mezza, il primo treno a passare è quello delle 5 di mattina. Se vivi in centro, vabbè, ti prendi un taxi, anche che sono cari, va bene. Se non vivi in centro, come vivo io adesso, ti prendi un taxi, costa tantissimo, quindi di solito quasi tutti restano fuori fino alle 5 di mattina, come ho fatto io che sono ritornata a casa alle 8 e penso di aver preso freddo. Però sto bene, cioè sto bene, sono solo un po' attappata. Continuo a lavorare. Anzi, visto che probabilmente io non ho una fine di questo vlog, la faccio adesso la fine. Grazie mille di aver guardato e ci vediamo alla prossima. Farò più vlog in questi mesetti a Tokyo. Ciao!